Ciao a tutti, sono Claudia e oggi sono qui per presentarvi una nuova lezione di FGC, cioè di Functional Global Circuit. E in particolare oggi vi propongo una nuova lezione di modulo 5. Per questa lezione avremo bisogno, quindi dovremo tenere a portata di mano, un tappetino e una coppia di bottiglie di acqua. Modulo 5 di FGC è quel modulo che utilizza come metodologia di allenamento il cosiddetto time. Ciò significa semplicemente che ogni esercizio che compone il circuito di modulo 5 dovrà essere svolto a tempo. Successivamente entreremo nel dettaglio, quindi vi spiegherò nello specifico gli esercizi appunto del nostro circuito e come dovranno essere lavorati. Prima appunto di entrare nel cuore dell'allenamento dobbiamo ovviamente come di consueto scaldarci attraverso dei piccoli e semplici esercizi. Primo esercizio, parto dalla stazione eretta, tengo le gambe divaricate, i piedi tra di loro paralleli, porto le mani appena al di sopra delle ginocchia e compio quella che si chiama la gobba del gatto e che generalmente viene effettuata a terra, quindi devo andare a lavorare sulla mobilità della colonna e in particolare della zona lombare. Quindi arrotondo bene la schiena e poi torno in posizione. Continuo in questo modo, sempre respirando. È un esercizio che può essere fatto anche molto molto lentamente. E poi piano piano srotolo la colonna e risalgo. Successivamente porto le mani alle spalle con i gomiti ben davanti a me e compio delle circonduzioni indietro, in questo modo. Dopodiché le circonduzioni diventano più ampie, quindi apro bene le braccia, sempre circonduzioni indietro. Ed infine ritorno con le mani alle spalle e distendo le braccia sopra la testa, avendo cura di portare le braccia ben di fianco alle orecchie. In questo modo. Ritorno poi con le mani alle spalle, porto i gomiti alti e compio delle rotazioni del busto. In questo modo. Libero poi anche le anche allungando le braccia, quindi allungo le braccia e contestualmente libero le anche. Dopodiché continuiamo a lavorare sulle anche, quindi extra rotazione delle anche in questo modo. Cercando sempre di mantenere bene la posizione eretta. Passiamo poi ai distretti muscolari inferiori. Porterò il ginocchio al petto in questo modo. Cerco sempre di tenere attivo bene l'addome. In questo modo. Dopodiché, varico le gambe un pochino di più delle spalle. Piccoli squat. Ritorno a piedi tra di loro paralleli e quasi uniti e compio dei piccoli affondi dietro, alternando prima la gamba e poi l'altra. In questo modo cerco sempre di tenere il busto ben eretto, contraendo bene l'addome. Alterno prima la destra e poi la sinistra. Ed infine una piccolissima attivazione cardiovascolare con una corsa calciata, quindi devo portare il tallone al gluteo in questo modo. Ed infine, come ultimo esercizio, dei piccoli jumping jack. Cercando di tenere le punte dei piedi ben rivolte verso l'esterno. Bene,
Svolgerò ciascuno di questi esercizi per 30 secondi e l'insieme di questi esercizi uno dopo l'altro costituisce il nostro warm-up che precede l'allenamento vero e proprio di modulo 5. Come vi dicevo, il modulo 5 di FGC utilizza la cosiddetta metodologia TIME. Ciò significa semplicemente che ogni esercizio deve essere svolto e lavorato a tempo. Quindi il mio consiglio è quello ovviamente di munirvi di un cronometro, per cui sarà sufficiente anche per esempio quello banalmente del cellulare. Allora, più precisamente il modulo 5 di FGC prevede lo svolgimento di 5 diverse coppie di esercizi, ognuna delle quali deve essere lavorata in questo modo. Vale a dire che il primo esercizio deve essere svolto per 30 secondi, così come il secondo esercizio che dovrà essere svolto per altrettanti 30 secondi, seguiti poi da 30 secondi di recupero, quindi di pausa. Questo per 4 round, 4 giri. Tra una coppia di esercizi e l'altra abbiamo poi 60 secondi di rest. Vado ad illustrare a questo punto queste diverse 5 coppie di esercizi. La prima coppia di esercizi è quella che ha maggiormente un impatto cardiovascolare. Il primo esercizio si chiama Star Jump. Quindi devo partire da questa posizione, divaricare le gambe, larghezza delle spalle, mi pongo in posizione di stella, quindi divarico altrettanto le braccia e da questa posizione devo fare un piccolo balzo andando a toccare con le braccia il pavimento e andando anche in una posizione di squat, quindi sarà questo. E poi ritorno, sempre a stella, ok? Star Jump. Quindi, gambe divaricate, quanto le spalle, braccia divaricate, salto e scendo, giù, occhio alla schiena, su. Questo è il primo esercizio che deve essere lavorato per 30 secondi. Secondo esercizio della prima coppia, devo andare a terra. Mi posiziono nella posizione appunto di plank, quindi corpo ben teso, stendo la gamba destra, stendo la gamba sinistra, mani sotto le spalle, core attivo, scapole addotte e devo portare le ginocchia verso il petto, ok? Quindi con un pochino più di ritmo questo, cercando di non perdere la tensione del corpo che rimane sempre in linea, mountain climbers, ok? Questo. Anche questo secondo esercizio deve essere svolto per 30 secondi. Terminato il secondo esercizio, abbiamo 30 secondi di rest. Dopodiché dobbiamo ripartire dal primo ed effettuare altri 3 round, quindi complessivamente 4 round. Una volta terminata questa prima coppia di esercizi, abbiamo 60 secondi ulteriori di recupero, di rest, di pausa, in cui tirare il fiato perché in questa coppia di esercizi, la prima, lavoreremo soprattutto a livello cardiovascolare, come vi avevo detto appunto all'inizio. Trascorsi i 60 secondi di rest, passiamo alla seconda coppia di esercizi che interessa principalmente gli arti inferiori. Allora, primo esercizio molto semplice, l'abbiamo visto anche nel riscaldamento. Parto con i piedi paralleli tra di loro, alterno una gamba e poi l'altra e devo compiere degli affondi dietro, quindi in questo modo portare dietro la gamba destra, attenzione alle ginocchia, sia il ginocchio della gamba anteriore sia il ginocchio della gamba posteriore che appunto arretra devono rimanere in una posizione di angolo 90. Il ginocchio della gamba posteriore sfiora il pavimento, una bella spinta e torno, cambio gamba, questo. Mi raccomando, cercate di guardare dritti bene di fronte a voi, di tenere il busto ben dritto attivando bene l'addome e di non chiudervi
ma di tenere il petto ben aperto, adducendo, quindi avvicinando le scapole. Attenzione anche che il ginocchio della gamba anteriore deve rimanere sempre in linea con la caviglia, quindi non deve spingere oltre la caviglia, il tallone rimane completamente appoggiato a terra, quindi non vado mai sulla punta del piede. Quindi sarà questo. Posso anche tenere le mani appoggiate ai fianchi. Questo primo esercizio ovviamente deve essere lavorato, come abbiamo detto poco fa, 30 secondi. Si passa al secondo esercizio, sempre per gli arti inferiori. Allora, anche in questo caso abbiamo i piedi tra di loro paralleli, portiamo le braccia verso l'alto, ok? E devo divaricare le gambe, questo, ok? Lunge side to side. Questa è la versione più semplice, altrimenti compierò anche, se voglio aumentare l'intensità, un piccolo salto spostandomi da un lato e dall'altro. Altrimenti, molto più semplicemente, questo. Ok? Anche questo secondo esercizio, quindi lunge side to side più soft, quindi meno impattante a livello cardiovascolare anche, e dynamic lunge side to side, 30 secondi. 30 secondi il primo esercizio, 30 secondi il secondo esercizio, 30 secondi di rest, 4 round. E anche la seconda coppia di esercizi è stata svolta. 60 secondi di rest. A questo punto possiamo passare alla nostra terza coppia di esercizi del modulo 5 e più precisamente quegli esercizi che vanno a interessare la parte del core. Allora, per il primo esercizio dobbiamo riportarci nella posizione di plank. Il primo esercizio si chiama From Eye Plank to Elbow Plank, quindi ci sposteremo dal plank sulle mani al plank sui gomiti. Vi faccio vedere. Mi porto in quadrupedia, porto bene le mani sotto le spalle, distendo una gamba e poi l'altra, sono in posizione di plank. Devo attivare bene il core, cercare di tenere le scapole il più vicino possibile, addome contratto, glutei contratti, quadricipiti contratti, i piedi sono uniti. Se questa posizione dovesse risultare troppo intensa, posso anche divaricare leggermente i piedi. In questa posizione devo cercare di non sprofondare col bacino verso il pavimento e neppure di salire col bacino verso il soffitto, ok? Quindi devo rimanere in linea, cercando di tenere il corpo ben teso. From high plank to elbow plank, quindi da questa posizione devo scendere con le mani, devo staccare la mano e portarmi sui gomiti, gomito, gomito. Il gomito rimane sotto la spalla e poi spingo, spingo e ritorno, ok? Giù, giù, su, su, giù, giù, su, su, cercando di non far basculare il bacino. Controllo bene. E poi scendo con le ginocchia. Ovviamente, come abbiamo visto fino adesso, questo esercizio deve essere svolto per 30 secondi per poi passare a lavorare il secondo esercizio di questa coppia, per il quale ho bisogno del tablettino. Può tornarvi utile, qualcuno di voi potrebbe farne anche a meno, però se lo avete utilizzatelo. Quindi mi sdraio supino, divarico bene le gambe e divarico bene le braccia. Da questa posizione compio questo esercizio, vado a cercare con la mano il piede opposto e mi pongo in posizione seduta, quindi giù e su. Alterno e incrocio ogni volta. Se questa versione dell'esercizio
che si chiama Butterfly Crunch, dovesse risultare troppo intensa, posso pensare di flettere le ginocchia, portare le mani dietro la nuca e di salire cercando con il gomito il ginocchio opposto e ruotare il busto. Scendo, inspiro, salgo, espiro e alterno. Quindi ho la versione più intensa, questa, o quella un pochino meno intensa, e cioè questa, avendo cura sia in una versione che nell'altra di attivare bene l'obliquo. Quindi anche il butterfly crunch ovviamente deve essere svolto per 30 secondi. Quindi from a high plank to elbow plank 30 secondi, butterfly crunch 30 secondi, 30 secondi di rest per 4 round. Terminati i nostri 4 round, anche della terza coppia di esercizi, abbiamo sempre i nostri famosi 60 di rest ulteriore. E possiamo passare a lavorare anche la quarta coppia del nostro modulo 5, per la quale abbiamo bisogno delle nostre bottiglie di acqua. La quarta coppia di esercizi che andiamo a vedere va a interessare in questo caso gli arti superiori. Quindi, primo esercizio, gambe divaricate, i piedi tra di loro paralleli, impugno le bottiglie d'acqua in questo modo, i gomiti sono angolo 90, apro in questo modo, braccia a candelabro, spingo, scendo, chiudo, Arnold press, ok? In questo modo cerco di tenere bene attivo l'addome, il petto rimane sempre ben aperto. E mi concentro bene sulle spalle, ok? Chiudo, apro, spingo, scendo e richiudo. Posso tenere le gambe leggermente flesse per non andare a caricare la zona lombare. Arnold press, ovviamente, come al solito, 30 secondi di lavoro, per poi eseguire il secondo esercizio di questa coppia, e cioè triceps kickback. Quindi devo stare sempre con i piedi paralleli, sempre leggermente divaricati, devo scendere con la schiena parallela al pavimento, flettere leggermente le ginocchia, portare le bottiglie verso il petto e da questa posizione stendere dietro le braccia che vanno ad essere parallele al pavimento. Stendo, espiro, ritorno, inspiro. Stendo bene, cerco sempre di sentire bene, in questo caso, l'attivazione del tricipite, dei tricipiti. Ok, qua dietro fletto un pochino le gambe, cerco sempre di non caricare la zona lombare, mantengo la schiena parallela al pavimento. E questa è la terza coppia di esercizi del nostro modulo 5. Quindi Arnold press 30 secondi, triceps kickback 30 secondi, 30 secondi di rest, 4 round. Al termine dei 4 round i nostri consueti 60 secondi di rest. E possiamo passare all'ultima coppia di esercizi del nostro modulo 5 che abbiamo visto oggi. Sono esercizi cosiddetti ibridi, ok? Cioè che vanno a coinvolgere più distretti muscolari possibili. Tenete a portata di mano le bottiglie d'acqua perché ci serviranno per il secondo esercizio. Il primo esercizio si chiama tabletop twisting e devo scendere di nuovo a terra. Quindi mi siedo, sono sempre supino, porto le mani bene sotto le spalle, le ginocchia flesse, i piedi tra di loro paralleli, le gambe leggermente divaricate. Da questa posizione devo salire in ponte glutei, ok? Quindi sollevare bene
il bacino verso l'alto e devo staccare la mano che va a cercare il piede opposto, questo, cercando di chiudere il più possibile e di rimanere alto il più possibile col bacino. Se questa versione dell'esercizio è troppo intensa, posso tenere il bacino leggermente più basso e quindi fare questo, ok? Va benissimo anche questo. Nel primo caso, col bacino più sollevato, lavoreranno di più i glutei, bicipiti femorali, quadricipiti. Con il bacino più basso sentirò un maggiore coinvolgimento del core, che è comunque presente in entrambe le versioni, sia nella parte centrale che nella parte del trasverso dell'obliquo, ok? Quindi, tabletop twisting, 30 secondi di lavoro. Ci servirà solo una bottiglia per l'ultimo, cioè per il secondo esercizio della nostra ultima coppia di modulo 5. Devo fare un side squat to press, quindi parto con i piedi paralleli e tra di loro uniti, posso tenere la mano che non impugna la bottiglia sul fianco, la bottiglia impugnata in questo modo con il gomito ben davanti, devo andare in squat e contestualmente stendere il braccio verso l'alto, torno, giù e su. Scendo in squat, stendo, espiro, ritorno, inspiro. Questo. Ok? In questo modo, cercando di portare bene la bottiglia e il braccio teso di fianco all'orecchio. Occhio allo squat, mi raccomando, squat normale come al solito, gambe divaricate. Divarico le gambe, faccio un passo laterale divaricando le gambe oltre le spalle, avendo cura di tenere i talloni ben appoggiati a terra, cercando di portare i glutei paralleli al pavimento, angolo 90 gradi, in questo modo. Le ginocchia spingono all'esterno e torno. Quindi, questa coppia di esercizi, tabletop twisting, 30 secondi di lavoro, side squat to press, 30 secondi, alternando prima la destra in un giro, ok? 30 secondi di rest, secondo giro sempre tabletop twisting e poi lavoro la sinistra, cambio, ok? Quindi ricordatevi ad ogni round di cambiare braccio, tanto i round sono soltanto 4, ok? Quindi tabletop twisting 30 secondi, side squat to press destra 30 secondi, 30 secondi di recupero, tabletop twisting 30 secondi di lavoro, side squat to press sinistra, ok? 30 secondi di lavoro e 30 secondi di rest. Anche qui 4 round, dopodiché una volta terminata anche questa ultima coppia di esercizi di modulo 5, il modulo 5 stesso è terminato. Spero che vi siate divertiti ed allenati, grazie per essere stati ancora con me. A presto!